Allora, buongiorno amici di Giacomo, buongiorno e ben ritrovati. Siamo ritornati in mezzo al fango con uno smottamento di questa notte. Qui da dove vi stiamo parlando, in via Mocchetti a Como, ci sono anche, come vedete, i vigili del fuoco. Il loro intervento di fatto è terminato. Non è nulla di particolarmente clamoroso rispetto a quello che è successo nei mesi scorsi, è una strada secondaria. Comunque, come potete vedere, questa notte la pioggia forte ha fatto cadere davvero tanto fango sulla sede stradale e questo è lo smottamento dunque di questa mattina, questa notte, insomma, con i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a poco fa. La strada è riaperta, lo diciamo per i nostri telespettatori. Questo era un aggiornamento un po' particolare rispetto al solito video del buongiorno. Vedete però quanto fango ancora c'è questa mattina qua. Ne è venuta giù tanta di acqua questa notte. Per fortuna sono state salvate queste abitazioni. Salutiamo tutti i nostri amici e amiche che sono con noi. Ripeto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco fino a poco fa qua in via Mocchetti, dove potete vedere di fango e di smottamento ce n'è stato a sufficienza proprio nel corso della notte. Hanno finito l'intervento i pompieri, non ci sono feriti e i danni sono quelli che state vedendo proprio voi in questo momento. Certo, uno smottamento importante, ma per fortuna nessuno coinvolto tra i residenti. Tanto fango, tanta paura come potete vedere, e oggi non piove. Ecco, Lina, effettivamente possiamo dire che la notizia rassicurante con la quale apriamo è questa qui. Buongiorno Antonia, Jean, buongiorno ancora a Pia, Tiziano, Monica, Enrico, Cosimo, Silvio, Marco, Corrado, sono tanti i nostri amici. E poi aspetta, c'è un altro amico che ci scrive da Cernobbio. Simona, grazie mille, si mancherebbe. È una strada, ciao Simona, buongiorno, una strada secondaria, quella che vediamo in questo momento, vicino alla via Madruzza. Per fortuna non è chiusa, nessuno è rimasto coinvolto. Buongiorno Lara, Giuliano, anche a te Mary, Paola, buongiorno, un saluto anche ad Anna Rosa. Ripeto, in diretta come sempre, perché ovviamente c'è il video del buongiorno, ma ci sono poi anche tutti gli altri aggiornamenti. Graziella, allora, smottamento qui in via Mocchetti, nulla di particolarmente grave. Vedete, i vigili del fuoco se ne vanno proprio in questo momento. Un saluto ad Alberto, un saluto anche a Roberto, ciao Robby, buongiorno, Patrizia, Antonia. E la pioggia, che è caduta tanta e copiosa questa notte, ha causato, come vedete, questo smottamento dove vi parliamo in via Mocchetti, che è una strada laterale della Madruzza. Questo è quello che è successo nel corso della notte, l'intervento più importante e clamoroso. Tanto fango, tanto smottamento, come dicevamo, ecco, poi le case sono state sicuramente risparmiate. Ce n'è tanto di fango, però, come vedete, ne è venuto giù davvero molto, c'è stato spavento ovviamente tra i residenti qui in via Mocchetti, appunto da dove vi parliamo questa mattina. Vedete, tanto fango, però la situazione è stata ripristinata, diciamo così, proprio poco fa dai vigili del fuoco. Bene, direi che è tutto per il momento. Questo è il nostro sicuramente particolare aggiornamento di quest'oggi. È un buongiorno un po' particolare legato anche alla cronaca. Ciao Laura, buongiorno a Donatella, un caro saluto anche a Katia, buongiorno a Domenico, Maria Grazia, Stefi, buongiorno, Maria Teresa, Dario, ancora tanti amici, Paola da Ferrara. Però ecco, diciamo che non è successo assolutamente nulla di grave, se non questo smottamento che è stato. Buon giovedì anche a Clara. Sì, no, beh, ma è una situazione, uno smottamento sicuramente importante. Ciao Giulia. Adesso però, come abbiamo avuto modo di dire, c'è tregua sicuramente, perché il tempo è migliorato. Ciao anche a Samantha, un saluto anche alla nostra Sciura Ornella, c'è anche lei questa mattina, buongiorno Sciura. Allora, qui da via Mocchetti, dove appunto c'è stato questo smottamento proprio nel corso della notte, come potete vedere. Sono andati via i vigili del fuoco, direi che la situazione è tornata quasi alla normalità, con questo fango che si è abbattuto appunto su questa strada cittadina nel corso della notte. Va bene, strade aperte, sì Tiziano, assolutamente sì. E già che ci siamo, visto che siamo qui in via Mocchetti, siamo sopra la città, e allora questa mattina, buongiorno, un minimo di buongiorno ve lo facciamo con la vista che c'è qui più avanti. Adesso aspetta, facciamo ancora 10 metri e vi facciamo vedere Como dall'alto. Tutto a posto Tiziano, comunque le strade sono aperte. È stato l'unico smottamento quello che vi abbiamo fatto vedere qui
qui in via Mocchetti. Ornella Patti, ma che, come detto, per fortuna non ha coinvolto i residenti, anche se, come avete visto, la quantità di fango è stata sicuramente importante. Ciao anche ad Ale, buongiorno anche a Carla. E, il tempo è migliorato, eccolo qua, Berna, buongiorno, il tempo è migliorato, come potete vedere. Ciao Tiziano, ciao anche Ines, vedete, è una giornata sicuramente bella. Dopo la pioggia ne è venuta giù tantissima ieri nel corso della notte e questa mattina, come vedete, tutto è certamente migliorato. Siamo sotto il Baradello, come potete vedere. Ciao anche a Franca, ciao anche a Giuseppina. Ecco, e da qui, dalla via Mocchetti, dopo aver visto il fango, vi faccio vedere anche la nostra città. Ecco, da qui la si vede bene, sicuramente a Paola, a Tiziana, buongiorno, poi saluto anche Giuseppina, Franca, Berna, sì, Franca, Enrico, che ci dice a Moltrasio 8 gradi, 55 mm di pioggia, ne è venuta giù veramente tanta, tantissima. Ciao ad Anna Paola e poi saluto anche a Clara, buongiorno, buon onomastico, a Carlo, Emanuela, buongiorno, da Carugo, ciao Emanuela, buongiorno. E, ecco Katia, buongiorno anche a te, Anna Maria, oh ma che bella però, ciao Dolores, sto guardando, dice Dolores, non ho capito dove è successo, praticamente sotto la Madruzza, siamo sotto la Madruzza, cara Dolores. Ciao a Paolo, ciao a Ina, Franca da Cantù, ecco qua sopra c'è la Madruzza, come vedi, Dolores, giusto per fare un riferimento, e questa è la via che porta al Pulcinella, tanto per capire. Comunque lo smottamento l'abbiamo visto, per fortuna nulla di grave. Sì, Tiziano, sono in giro, va bene, oggi pomeriggio ci sono, passa da noi in radio che ti aspettiamo con piacere. Questa è la nostra città, al Maestro Carlo, oggi festa delle Forze Armate, giusto Clara? Ricorda che il 4 di novembre è la festa delle Forze Armate, esatto. Giusto, bel ricordo, giusto e doveroso. Ciao Adela, buongiorno. La Como con le nuvole ma anche con tanti sprazzi di sereno, questa mattina si apre così. Ciao Adina, ciao anche ad Adela, con un po' di traffico verso la Madruzza ovviamente, ma con le condizioni meteo che sono migliorate. Vedete, il cielo è sicuramente molto molto migliorato rispetto alle nuvole di ieri. Ce ne sono ancora, ma c'è anche ampi squarci di sereno. E questo, giusto così per portarvi un po' a casa, è il Baradello. Ciao a Carla, ciao anche a Dina, buongiorno a tutti cari amici, amiche che ci seguite con affetto e con simpatia tutti i giorni. Saluto anche Luigi Caffettini, e certo ci vorrebbe in questo momento, ma anche a Franca, buona giornata Franca, la nostra amica di Cantù, e Adela e poi tanti altri amici. Ciao allo staff, ciao Clara, grazie. Lo staff saluta, ricambia e ringrazia. È spuntato il sole sulle montagne, come potete vedere che squarcia le nuvole, la città la vediamo da questa prospettiva, non l'avevamo mai vista da qui, bella bella. Come abbiamo visto, abbiamo iniziato in via Mocchetti con lo smottamento e siamo ancora qua in via Mocchetti, da dove vi saluto e vi auguro il buon giovedì. Grazie a tutti come sempre del vostro affetto, per fortuna tanta sì pioggia, ma cose clamorose non ne sono avvenute, se non lo smottamento di poco fa che vi ho fatto già vedere. Caffè o marocchino? Ma certo, se passi vedi la mia Fiesta Bianca in via Madruzza. Ah, Dolores, ok. Neve sul cornicione, sul crocione, dice Giulia, col sole o con l'acqua è sempre bella. Ciao Cecilia, è vero, è bella, è una prospettiva molto molto particolare. Va bene, allora c'è la fiesta di Dolores in via Madruzza. Ciao anche a Franca, ciao a Paola, a Clara, Emanuela, Tiziana, Enrico, tutti, Tiziano anche lui, insomma tantissimi che ci salutano ancora una volta. Buongiorno, la prospettiva è questa qui, buon giovedì a tutti voi con Como oggi finalmente, come vedete, baciata dal sole. Dopo la pioggia di ieri, sotto il Baradello, illuminato anche lui dal sole. Ciao ad Angela, ma anche ad Addolorata, che si sono unite, ci fa molto piacere. Il caffè è pronto? Sì, il caffè è pronto, va bene. Ciao anche a Marco, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti. Grazie, buon giovedì amici, a più tardi.